Ciao a tutti ragazzi, sono Andre dello staff di Let's Play FIFA, www.letsplayfifa.it, un po' una Facebook in iscrizione, e sono qui per parlarvi di un tipo di compravendita, diciamo, tipo speciale, valido solo per alcuni giorni, perché oggi infatti parlo della compravendita legata al giorno di San Patrizio. Voi direte, che ci fregano di San Patrizio, chi non sa già di questo torneo? Perché infatti, lì è il 17 marzo, oppure nelle ore successive, nelle ore precedenti, insomma, rilascia per 2-3 giorni questo torneo, perché c'è San Patrizio, che è il patrizio d'Irlanda, e allora per questo torneo valgono solo i giocatori irlandesi, e di solito i premi sono molto buoni, tipo ci stanno premi come 15.000 credi, oppure un bel pacchetto gigante, quindi molta gente si fa le squadre in quei giorni per vincere quel torneo. Però, com'è che ci si può guadagnare? Andando subito, cioè prima dell'inizio di questo torneo, a comprare gli irlandesi. Però molti, vedo su Facebook, nei vari gruppi, che fanno le scorte, per esempio, di McGeady, di Coleman, di Gibson, tutta questa gente qua famosa, cioè relativamente famosa, Robbie Keane. Perché questa gente sì, si alzerà, ma tipo adesso già il prezzo si alzava moltissimo. McGeady costa sui 6.000, costa 1.000. Quindi pagate 6.000 e lo rivendete a 10.000. Invece io su chi consiglio di puntare? Su giocatori bronzo. Giocatori bronzo non tutti, quelli decenti, non devono essere chissà quanto forti, devono essere appunto decenti e essere soprattutto veloci. Perché le caratteristiche come la velocità sappiamo tutti quanto contano per certa gente, quindi le squadre di molti nel torneo di San Patrizio saranno basate appunto su questa velocità. Quindi quello che consiglio è di fare tante offerte, anche a lungo termine di scadenza, per dei bronzo interessanti. Infatti in questa prima fase del video io mi ero puntato dei bronzi e li vado a cercare. Nella seconda fase proprio metto ricerca libera e i bronzo che ritengo buoni o sufficientemente veloci o quantomeno decenti li vado a comprare. Perché cosa succederà a questi bronzi? Praticamente il bronzo meno costoso, quello più scarso, costerà sui 400-500 crediti. Già i bronzi buoni, tipo questi che prendo in questo video, da 400 crediti li saliranno magari anche su 1000, anzi 1000 abbondanti. Quindi mentre con McGeady, un McGeady spesa di 6.000 ricavo di 11.000, se voi spendete 6.000 in questi bronzi potete ricavare 15-18.000, cioè alcuni guadagnare di più, tipo McLaughlin penso che salirà sui 700-800 crediti, quindi prenderlo a 150-200, capite anche voi che è un per 4 del patrimonio. Quindi giocatori veloci e non troppo famosi, cioè questo discorso vale sia per il bronzo sia per l'argento. L'argento lo potete prendere anche un pochino di più volendo sui 500 crediti, però io, visto che gli oro quest'anno si sono alzati già così tanto, consiglio appunto di fare questa tecnica, diciamo, alternativa, puntando sui bronzo. Perché con tanti bronzo, cioè con 10 bronzo, spendete quanto un oro e magari sale di più del doppio, anziché salire 1000-2000 crediti in uno, salgono del doppio i 20 che prendete, per dire, e quindi il profitto, capite anche voi, che è buono. Quindi cercate i giocatori che fanno apposta per voi. Io qua ne prendo 4 specifici e poi vado alla ricerca random dove trovo qualche altro buon nome, e quindi questa tecnica può fruttare veramente tanti crediti. Infatti se solo pensate che ognuno di quelli che prendete, se li prendete abbastanza bene, quantomeno raddoppiano, la tecnica è veramente molto efficace. Infatti da magari se avete, non so, 200.000 crediti, li spendete con gli irlandesi, vi ritrovate 400-500.000 crediti molto facilmente. Questa è la parte dove vado random alla ricerca di qualche irlandese e tra poco vi mostrerò la lista osservati. Quindi spero che questo video vi sia utile, se è così ovviamente vi esorto a lasciare un bel mi piace. Abbiamo superato i 6.000 iscritti ragazzi, quasi mi dimenticavo, mamma mia, solo mamma mia ho da dire, veramente grazie. E in molti hanno chiesto questo video perché alcuni conoscono già San Patrizio, altri magari non lo conoscono, e questo video gli è quindi ancora più utile. Quindi vabbè, questa è l'ultima fase della ricerca random bronzi. E niente, ho trovato qualche buon nome, perché questa gente è molto famosa anche dei bronzi, tipo Gunning, tipo la gente velocissima, oppure Leaf, capirai, Leaf stanno altissimi. Però invece se voi andate su questi bronzo o argento non rari, non se li caga nessuno, sai, con il prezzo potete anche prendere gente random a 150, tanto l'irlandese costa di meno, il giorno di San Patrizio costa 400 crediti, quindi fate un per 3 abbondante e vi assicuro che li rivendete molto velocemente, se è come gli altri anni, perché la trollata più grande del mondo sarebbe se lì non facesse il giorno di San Patrizio, ma io do uno 0,001% a questa evenienza, anzi anche di meno. Quindi vabbè,
Io ho detto questo, vi invito a lasciare un mi piace, a iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto, e noi ci sentiamo domani con un prossimo video. Bye bye!